E quindi in tal senso possiamo dire il Giro d'Italia in 12 zucchine. Dolci super tranquilli, bentornati. Oggi siamo all'orto in una giornata matta in cui le api sono nervose, ci si buttano addosso, cercano di pungerci, è un delirio. Sono arrabbiate. Quindi proviamo a fare questo video. Proviamo. Rischiando la vita questo video. E di cosa parliamo in questo video? In questo video parliamo di semine che possiamo fare ad aprile. Sì. È tempo di pattern numero 3, sì, ovvero di orto estivo, ovvero di cucurbite, ovvero di zucchine e cetrioli. Sì. Oggi nella fattispecie seminiamo le zucchine. Zucchine. Offerte dal dolce Sgaravatti, sì, con cui forse stiamo per stringere una partnership, una collaborazione, una simbiosi. Quindi ringraziamo il dolce signor Sgaravatti, sì, che ci ha mandato questo pacco di semi che adesso apriamo e vediamo cosa contiene. Posso dire che mi piace tanto la zucchina, lo zucchino tondo di Nizza? Lo zucchino tondo di Nizza è sempre un grande classico. Buono. Allora, cosa gli abbiamo detto a Sgaravatti? Gli abbiamo detto che noi vogliamo fare un lavoro di ricerca genetica sullo zucchino. Mm-hmm. E quindi, per favore, se ci puoi mandare un po' di varietà di zucchini diversi, noi li coltiveremo insieme e li faremo incrociare. Qui abbiamo il lungo fiorentino. Sì. Il genovese, sì, questo della linea biologica, il verde di Milano, Nano. Il bianco di Sicilia, la bianca di Trieste, che si assomigliano ma no, l'alberello di Sarzana, sì, ce n'è un altro sotto, genovese, lo zucchino genovese classico, questo è l'inconfondibile romanesco, attenzione, l'ortolana di Faenza, sì, il bolognese, che bello tozzetto. Lo striato di Napoli, sì, qui abbiamo zucchini da tutto il territorio italico. Caspita, li contiamo? Contiamoli tanto. 1, 4, 5, 10, 11, 12 varietà di zucchino. 12 varietà di gloriose zucchine, sì. Ci sono anche fagioli, ci sono anche cetrioli, ma questi li vedremo in altri video. Ci sono anche i cataloghi, che magari sfoglieremo in altri video. Sì. Cogliamo l'occasione per comunicare che nella descrizione del video, sì, ci sono tra i vari link anche quelli del sito di Sgaravatti, sì, per poter, se volete, comprare i loro semi. E ora ci appropinquiamo alla semina. Alla semina. Allora, questo è l'attrezzo che vorremmo utilizzare oggi per la semina, che è la buona e non tanto vecchia trapiantatrice. Sebbene con questo attrezzo possiamo trapiantare, possiamo anche piantare, quindi seminare. Il terreno, come si sente dal sound, è stato precedentemente letamato e motozappato. Abbiamo cominciato la fila con le verze, che gemellano il progetto Cavolo Tondo assieme alla fila qui davanti con la zanzariera gialla, che sono cavoli cappucci. Siamo arrivati a metà e da qui in avanti possiamo cambiare, sì, quindi cosa facciamo? Adesso prendiamo le misure per una distanza che ci piace tra un seme e l'altro e poi proviamo a fare questa semina con la trapiantatrice e un po' di cacca. Ricordiamoci che abbiamo già letamato il terreno un, sì, po'. Sì, però un aiutino, poco nel buchetto del seme, la tradizione lo vuole. Sì, però le api sono matte, non so se abbiamo il coraggio di andare a prendere le tame sotto al cumulo. Io non ce l'ho e ti sconsiglierei di andarci. Magari le tamiamo più abbondantemente al momento della prima zappettatura. Va bene. Vediamo se riusciamo a farci stare 12 buche. Allora, qua ci possiamo mettere la prima. Sì. E poi cosa facciamo? Proviamo a fare 12 passi, no? Sì. 2. Ci stiamo abbondantemente e direi che possiamo farlo a cuore leggero. Allora apriamo le buste. E allora noi ci chiederemo, ma lo zucchino tondo di Nizza, sì, se poi si impollina con chi è? Un genovese, sì, che succede? Lo scopriremo. Non lo sappiamo. Possiamo ipotizzarlo. Cosa ipotizziamo? Che potrebbero venire degli zucchini che sono tipo palloni da rugby.
Beh, carini. Pensa che belle cose da fare ripiene. Beh, quanti semoni? Queste sono le bustine unipack. Unipack. Sono qui. Quelle di taglia media, diciamo. Sì. E dai, a noi ci servono fondamentalmente, mettiamo 4 semi. 4! Beh, per stare dalla parte del sicuro. Va bene. Molto bene. E allora facciamo un passo in larghezza. Mm-hmm. Andiamo avanti. Zucchino lungo fiorentino, ok. Quindi dalla Francia alla Toscana. Alla Toscana. Perché diciamolo tanto, sì. Lo zucchino negli ultimi anni sta diventando un problema dal punto di vista della virosi, sì. Che è una manifestazione che si sta manifestando sempre di più. E noi negli ultimi anni abbiamo avuto diverse difficoltà, quindi il fatto di cominciare questa nuova semina con questi semi freschi di raccolto che vengono da sgravati ci serve anche come speranza di partire con una semente pulita. Sì. E vedremo come si comporteranno. Vediamo. Sai che mettiamo? Uh-huh. Il romanesco. Così facciamo Francia, Toscana, Lazio. Quindi proprio è una progressione. Sì? Sì. Una discesa. Una linea. Allora dovremmo fare una deviazione per il genovese poi. Al ritorno. Al ritorno. Faenza. Faenza, però Faenza è un po' su, dovremmo scendere a livello geografico a questo punto, no? Scendere sul lato ovest. Napoli, assolutamente Napoli. Milano nord. Poi abbiamo la Sicilia, Sarzana pure giù. Non mi ricordo dov'è Sarzana. Vabbè, questo ce lo giochiamo così a piacimento. Quale vuoi? Napoli. No, perché c'è Lazio, Campania. Sei preoccupato da questa ossessioncina? No, è solo che vicino alla la romana ci vedevo. Ma l'alberello dove lo mettiamo? Che poi lei sale. Pensiamoci bene. L'alberello magari lo ce lo teniamo come ultimo perché non sappiamo da dove viene. Perché siamo ignoranti in geografia. Ma che questa non è ignoranza, è lasciare quel velo di suspense per coinvolgere lo spettatore. Possiamo dire che è una grande emozione in tal senso muoverci verso la realizzazione del progetto Zucchine Evolutive, sì. Sentendo nello sbustamento di queste sementi il vibrante sentore della tradizione contadina che è contenuto nella memoria genetica di queste varietà. Sì. È come se stessimo seminando la tradizione italica e anche oltre italica, sì. Tutto racchiuso in pochi centimetri, nel palmo delle nostre mani e ora in pochi metri in quest'orto. Che poesia. E poi diciamocelo, il fatto di mettere 4 semi è un elemento che può anche essere molto di aiuto nel momento in cui i semi devono venire fuori. Cioè se si fanno un po' di forza a vicenda, cioè capisci? Quindi, sì, per quel discorso del rompere lo strato superiore del terreno. Esatto. Che se è da sola la piantina fa un po' più di fatica, invece in gruppo fanno più spinta. Allora io direi che a questo punto ci tocca risalire da Faenza, mm-hmm. Poi passiamo per Bologna, mm-hmm. Poi risalendo il lato est andremo a Trieste, passiamo per Milano e poi finiamo in Liguria, i due genovesi e Sarzana e poi Sarzana e il Bilbo.
Ebbene! Ebbene! La semina delle zucchine è ora compiuta. Sì. Questa è la prima semina delle zucchine, sì, perché le zucchine si possono seminare a scalare ciclicamente di 10 giorni in 10 giorni, di settimana in settimana. 15 giorni in 15 giorni, un giorno sì, un giorno no. Si può andare avanti da adesso fino di solito ad agosto. Quindi sì, si possono seminare a scalare, raccogliere a scalare e un po', diciamo, la logica della zucchina è quella di non esigere per forza da una pianta che produca in continuazione fino a fine anno. Certo. Perché per la zucchina produrre tanti frutti che vengono raccolti a catena è comunque sfiancante. Sì. Quindi la logica della zucchina è una pianta che possa essere tenuta sempre rinfrescata come piantumazione. Sì. Quindi probabilmente nei prossimi episodi vedremo altre semine di zucchine. Questo discorso vale un po' per i cetrioli, sì, che dovremo trovare il modo di seminare. Sì. Ma adesso vogliamo spendere qualche parola di conclusione per questa simbiosi che sta forse nascendo con i dolci sgarabatti. La dolce famiglia Sgarabatti. La dolce famiglia Sgarabatti. Perché è un'azienda a conduzione familiare, ci hanno svelato. È un'azienda a conduzione familiare che ha compiuto effettivamente 200 anni. Io mi sento abbastanza emozionata perché comunque da cliente anonima in passato essere a diretto contatto con una ditta sementiera di fiducia è una bella esperienza. Io anche mi sento molto felice, molto emozionato, anche perché questa simbiosi l'abbiamo cercata noi, essendo stati felici dopo anni di acquisti appunto dal loro sito, avendo sempre avuto buoni risultati con i loro semi, avendo consigliato Sgarabatti a centinaia di persone, sì, in questi anni, ci siamo detti perché non provare a proporgli questa collaborazione e con grande sorpresa siamo in procinto di collaborare, in procinto di comprendere se si potrà fare, sì, e quindi senza aspettative ma con fiducia ci aggiorneremo presto, sì, per questi e altri aggiornamenti. E ringraziamo la famiglia Sgarabatti per il pacco che ci ha donato, e molti di questi semi, se riusciremo, li condivideremo volentieri, certo, anche con il gruppo di lavoro per la sovranità sementiera, in modo da condividere questa ricchezza che già appartiene a tante altre mani oltre le nostre. Sì. Ma a questo punto possiamo procedere con la semina del mais dei girasoli. Dei girasoli, va bene. Forse in un prossimo episodio. O forse in questo.